Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miei iscritti più di tutti. Bentornati su Jovi HD Spo. Io sono Jovi Spo e questo è il primo episodio della serie Road to Glory. Sarà un Road to Glory semplice, semplice. Allora, prima di iniziare a dirvi le cose, vi faccio vedere un po' l'apertura dei pacchetti che mi hanno dato in omaggio. Va bene, ora vi spiego un po' cosa farò in questo Road to Glory. Allora, come ogni Road to Glory, cercherò di arrivare in divisione 1. E casomai anche di vincerla. Ma questo Road to Glory non è un Road to Glory, un Messi Road to Glory, Ronaldo, no. È un Road to Glory fatto con giocatori che tutti possono acquistare, naturalmente giocando tante partite, quante sono tutte le partite delle divisioni, ad esempio. In sostanza è un Road to Glory semplice, un vero Road to Glory, senza Messi, Ronaldo o Tizio e Caio Sempronio. E dunque sarete voi a scegliere il modulo che adotterò per questa serie. Ho iniziato con un modulo a mia scelta, ho anche fatto degli acquisti a mia scelta, però vi invito dunque a commentare. Se volete che prenda in prestito, per esempio state vedendo qui Ibrahimovic, Parades o dovrebbe esserci Bale, commentate se volete che prenda in prestito qualche giocatore oppure che l'acquisti tramite il prestito sul catalogo dell'EA Sports. Vedete Vidal, Bale, Ramsey, scegliete voi, oppure potrà anche non prendere nessuno in prestito. Poi dovete dirmi sempre voi quali saranno i miei acquisti e i moduli, quindi cercherò di fare una serie che vi coinvolga parecchio. In questo primo episodio ho fatto soltanto 3 partite, perché già soltanto con 3 partite dura un bel po'. E dunque vi faccio vedere la rosa, l'aggiusto anche un po' la rosa. Volevo dirvi che in un'oretta e mezzo, 2 ore di gioco su Foot mi si è disconnesso 6 volte. Cioè, wow, per la maggior parte delle volte quando andavo a cambiare i giocatori che li prendevo dal club, ma non capisco, vabbè. Comunque ci sono ancora dei problemi su FIFA 15, sembra il mercato sia buono, non ci siano bug o che sia, funziona bene, sembra che funziona bene quest'anno, non come all'inizio di Foot che era un po' uno schifo. Comunque, nei pacchetti ho trovato Rafael, Rafinha, Januzaj, chi altro? Non mi ricordo. Vabbè, Max S e qualcun altro che non so, non mi ricordo. Sono ancora qui ad aggiustare la rosa. Vi invito dunque a spolliciare se volete che questa serie continui. Questa è una serie che faccio per intrattenervi, per far vedere che comunque, anche se si inizia un Road to Glory senza giocatori fortissimi, si può anche lo stesso arrivare ad acquistarli questi giocatori fortissimi, come facendo partite, vincendo tornei, divisioni e quant'altro. In questa serie non vedrete compravendita, perché sto facendo una serie a parte di compravendita. E ora che è uscito il gioco, secondo me sarà un po' più semplice fare compravendita. Perché? Perché non credo che ci sono ancora le persone che acquistano a 100 crediti in meno. Vabbè, questo è un caso a parte. Qui siamo su Road to Glory, non sulla compravendita. Vado a cambiare il nome, lo chiamo Ver Road to Glory, cioè Vero Road to Glory. E tra un poco si procederà anche con la prima partita della divisione 10. Si parte dal basso per cercare di vincere tutto no, però almeno arrivare in divisione 1 si spera. Gioca partita e avanti. Il primo avversario che si incontra in questa occasione, lo vedrete tra poco, non vi allarmate, è questo qui. Allora abbiamo Abbiati in porta, quel COC lì, non mi ricordo come si chiama, vabbè. Comunque il primo gol arriva con questo tiro di mancino di Piccinini, guardate. Piano piano, il portiere non è riuscito a far niente. Comunque, con Rafinha, il cross per Burke, colpo di testa. Ebbene sì ragazzi, i colpi di testa ci sono ancora, però sono più difficili da fare. Si fanno, al 2-1, si fanno in determinate circostanze. Come ad esempio, vedete lì, era libero.
Poi deve essere uno che deve saper saltare, come questo, come Rafinha, ha saltato bene, che non deve essere marcato. Cioè, ci sono vari fattori. Arriva anche il 4-1 con Lucas Barrios, quell'attaccante oro che avete visto, e Rafinha riceve la nomina di migliore in campo. Questo Rafinha credo che lo terrò un bel po', infatti credo che ci costruirò anche una squadra attorno. Il primo acquisto che vado a fare è un attaccante brasiliano che non costi più di 350 crediti, naturalmente oro. E vedrete un po'. Ci sono due giocatori che costano 750, Ari e questo Derley. Scelgo di prendere Ari sia perché è ottimo, se nella versione argento era veramente buono, poi in questa versione oro ancora di più. Poi c'è questo terzino sinistro, l'unico a 400 crediti, francese, per fare almeno una linea arancione con Maxès, che terrò non so per quanto comunque. Ari preso a 300 crediti, praticamente prezzo di scarto, quindi se mi scocciassi lo potrei anche scartare. Questa è la seconda squadra che incontriamo. È una BPL con alcuni giocatori che non sono dalla BPL. Abbiamo Destin, esterno sinistro, Daniel Tsai, esterno destro Campbell, Miller dovrebbe essere, poi Zeko Lukaku. Il primo gol però arriva con Ari, che sorprendentemente infila la difesa avversaria. Il 2-0 arriva sempre con Ari, che è davvero forte secondo me. Almeno qui per iniziare. Poi c'è questo dribbling di Lukaku, il tiro di Mancino e la infila. Poi, siccome facevo uscire sempre il portiere, fino alla fine un gol di pallonetto gliel'ho fatto. Poi c'è questo tiro a giro di Lucas Barrios, che merita un replay. Il tiro a giro. Allora, vi dico la mia opinione sui tiri a giro quest'anno. Ci sono ancora, sono più deboli. Però sono più precisi, a quanto ho visto sono più precisi. Sì, sono più precisi dei tiri di potenza, senza pallonetto e niente. Anzi, e mi sembra i pallonetti siano diventati un po' più imprecisi, così come i tiri normali. Comunque, ho bisogno di un esterno destro che corra e che non costi troppo. Infatti prendo questo Bongura a 950 crediti col Compraora, che mi fa intesa con Rafinha, che gioca nel Barcellona. Il prossimo avversario è questa squadra argento con Aubameyang, unico attaccante oro. Gli altri non so chi siano, comunque sono polacchi, mi sembra. Vabbè. Il primo gol arriva con questa carambolata difensiva. Rafinha ancora di testa, la infila. Arriva l'altro gol di Rafinha con questo siluro. Praticamente mi è successo parecchie volte. Prima di tirare si fermavano, ma vabbè, sarà un bug momentaneo. Arriva anche un altro gol di testa con Aubameyang, vedete? I colpi di testa sostanzialmente sono un po' fortunosi alle volte. Poi arriva un gol di Lucas Barrios, poi botta, sbotta, com'è che si chiama? Sobotta, si smarca mezzo difesa e segna. Poi un gol di testa di nuovo di Barrios. In pratica avrò fatto 5 gol, 4-5 gol di testa in 3 partite, quindi i bug di testa ci sono, però è diminuito. E dunque l'episodio credo si stia per concludere, non credo, si sta per concludersi. 5-2, questa è la terza vittoria di fila. Se vi chiedete perché prendo 700-600 crediti, perché ho messo il bonus crediti FC di 200 crediti per 10 partite se non erro, e poi metterò anche il prossimo bonus. Comunque abbiamo già ottenuto la promozione, dunque vi invito ancora una volta a scegliere se volete che prenda un giocatore in prestito. Avete visto Bale, Ibrahimovic e altri, o che lo prendi dal catalogo delle FC. Dunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice all'insù, commentate con i prossimi acquisti e il modulo, e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao e alla prossima!